Goodyear, bentornato e bentornata. Proseguiamo nell'assemblaggio del tuo computer. Inizierai ad intravedere il traguardo. Infatti, assemblerai il contorno, ma no quello che si mangia. Prima però devo darti due piccole informazioni a margine dell'assemblaggio. Infatti, ti capiterà sicuramente prima o poi che un componente, nella fattispecie la batteria tampone, farà un bel po' di capricci. Questa batteria ha la forma di un bottone ed è chiamata batteria tampone. Il modello è chiamato CR2032, una batteria da 3 volt. Questa batteria, ed in genere tutte le batterie presenti all'interno di un computer, servono per mantenere in memoria i dati di settaggio di un programma chiamato BIOS, che comunque conoscerai in seguito. È il primo dei programmi che si avvia quando accendi un computer, il quale si occuperà di eseguire alcuni controlli prima di avviare il sistema operativo installato sul tuo hard disk. Senza questa batteria, o ad esempio se fosse scarica, il computer comunque continuerà a funzionare, ma non avendo la capacità di mantenere in memoria i dati di settaggio, quindi parametri essenziali per il funzionamento del BIOS, compresa quindi ora e giorno, che tra parentesi potrai utilizzare come indicatore di pila scarica se dovrai frequentemente aggiornarli, dicevo, il PC, pur funzionando, ti notificherà all'atto dell'avvio la mancanza dei parametri essenziali al BIOS per poter funzionare, richiedendoti quindi il caricamento di quelli di default, ossia quelli di fabbrica. Dovrai, a questo punto, se la batteria è scarica o parzialmente scarica, provvedere alla sua sostituzione. Come? Sarà sufficiente utilizzare, nella peggiore delle ipotesi, un cacciavite piccolissimo ad intaglio che serve a spostare la molletta di blocco laterale. A quel punto la tua batteria schizzerà fuori. Dopodiché potrai prendere una nuova batteria e, premendola leggermente all'interno della sede fino allo scatto, avrai ripristinato l'efficienza di questo problema. Al riavvio, la prima volta, il PC si bloccherà subito dopo la prima schermata del BIOS, notificandogli proprio, quello che dicevo prima, la mancanza dei parametri essenziali per completare l'avvio del computer, o meglio, per poter iniziare l'avvio dello stesso. Seguendo le indicazioni riportate sulla schermata, tu dovrai o caricare i parametri di default, quindi di fabbrica, quelli base, oppure se sei in grado di personalizzarli, ma in futuro affronteremo in maniera più dettagliata questo discorso. Possiamo proseguire quindi. Un altro parametro che ti porto a conoscenza è la cancellazione della memoria CMOS. È la naturale conseguenza di quanto appena scritto per la batteria. In pratica è un ponticello che ti permetterà di resettare, cancellare i dati di settaggio del BIOS nel caso in cui fosse necessario. La procedura è abbastanza semplice ed è specifica per ogni schiera madre. Sostanzialmente dovrai individuare questo ponticello di reset e per questo ti rimando alla consultazione del libretto di istruzione della tua scheda madre. Ogni scheda madre prevede un modo specifico di reset, ma in linea di massima la procedura di cancellazione è sostanzialmente quella di spostare il ponticello che è posizionato nella condizione standard in una di reset e ripristinarlo successivamente nella posizione standard. Questo ponticello è evidenziato con la sigla Clear CMOS Jumper, ossia ponticello di reset della memoria CMOS. C'è un'alternativa a tale operazione, che è proprio quella di andare a rimuovere la batteria tampone per un tempo sufficiente affinché si cancelli in maniera del tutto autonoma tale memoria. Questo tempo normalmente è anche evidenziato all'interno del libretto di istruzione della scheda madre. O a ripristino della batteria, oppure nel caso del reset del BIOS, alla successiva accensione del PC ti verrà notificato, come detto in precedenza, che i dati di settaggio del BIOS standard vengono a mancare. Così dovrai caricare quelli di fabbrica o personalizzarli entrando nel setup del programma stesso. Dopo aver descritto questi due parametri essenziali anche per il funzionamento del PC, andiamo a completare l'assemblaggio del tuo computer, chiudendo il cabinet. Hai quindi terminato l'assemblaggio delle periferiche interne. Prima di chiudere però, occhio, controlla se qualche componente
risulta ancora non collegato e soprattutto se ci sono corpi strani all'interno del cabinet. Rimuovili naturalmente se dovessi trovarli. Verifica che i cavi che fuoriescono dall'alimentatore non coprano la ventola del processore del dissipatore oppure l'eventuale ventola ausiliaria. Questa verifica è molto importante per non pregiudicare l'efficacia del raffreddamento dei dissipatori interni al cabinet. A tale scopo, per sistemare quindi i cablaggi interni, potresti far uso di fascette di plastica di piccole dimensioni che puoi acquistare normalmente in ferramenta o, ancor meglio, pagandoli di meno, nei grandi centri di ferramenta. Prendi ad esempio una fascetta e unisci alcuni cavi, indirizzandoli in una zona in cui non ostruiscono il flusso dell'aria. Ripeti questa operazione diverse volte affinché tutto il cablaggio, quindi tutti i fili, risultino anche belli ed ordinati a vedersi. L'importante è non serrare comunque queste fascette in maniera eccessiva, perché alcune tipologie di cavi possono anche essere sensibili e quindi facilmente danneggiabili. Sei arrivato a Dama, posiziona il tuo cabinet verticalmente, prendi i pannelli laterali e eventualmente quello superiore ed inseriscili, ripetendo al contrario la procedura che hai eseguito per la sua rimozione. Assicurati a questo punto di avvitare correttamente le viti qualora fossero presenti. Il tuo gas è pronto all'uso. Bravissimo o bravissima. Ora cominciamo a collegare le periferiche esterne, partendo dalla tastiera. Nella zona della mainboard che fuoriesce dal cabinet trovi una serie di interfacce. Quelle che prendiamo in considerazione in questo momento sono gli spinotti per il collegamento della tastiera e del mouse. Sono di tipo PS2. Posiziona quindi il tuo cabinet nella zona di lavoro della tua scrivania, normalmente nella zona inferiore. Prendi a questo punto la tastiera e vai ad individuare lo standard di collegamento, che potrebbe essere di tipo USB, nel qual caso è sufficiente individuare una qualsiasi porta USB nel retro della mainboard e collegarlo. Se non si inserisce con facilità, non forzare, in quanto potrebbe essere necessario soltanto ruotarlo di 180 gradi perché hai individuato il verso errato. L'alternativa, come abbiamo detto, può essere lo standard PS2, quindi prendi il connettore della tastiera, qualora fosse di tipo PS2, che nella fattispecie è di color viola, e collegalo seguendo il colore rispettivo nel retro del PC, individuando la correttezza di inserimento grazie alla guida. Infatti c'è un piccolo piedino di plastica nel connettore che ti permetterà e ti aiuterà di individuare la chiave corretta di inserimento. Ancora, nel caso di utilizzo di una tastiera wireless, dovrai semplicemente collegare il ricevitore alla porta USB che meglio ritieni opportuna. Inserisci quindi a questo punto la batteria nel corrispondente vano nel retro della tastiera normalmente e, anche questa è fatta, siamo pronti per collegare un'altra periferica. Abbiamo detto il mouse. Il discorso appena fatto per la tastiera è totalmente applicabile anche per il nostro topo. Ovviamente l'unica differenza, nel caso in cui lo standard è PS2, il colore non sarà più viola ma verde. Quindi ti sarà sufficiente individuare lo spinotto verde ed inserire il connettore seguendo la guida come precedentemente spiegato. A questo punto siamo agli sgoccioli. Nella prossima lezione infatti terminerai di assemblare il tuo computer e partiremo per un nuovo salto di qualità. Ora come sempre un forte saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima!